gamberi, che meraviglia! Una prelibatezza conosciuta fin dall'antichità. I greci amavano cucinarli con il formaggio. Ai romani piacevano a tal punto che i più ricchi realizzavano nelle loro ville delle piscine per allevarli. Apicio, il famoso gastronomo della Roma imperiale, era così ghiotto di questi crostacei, tanto da arrivare ad attrezzare una nave per spingersi a pescarli fin sulle coste libiche. Da allora i nostri gusti non sono cambiati in fatto di crostacei. Oggi i gamberi sono un alimento prelibato e dal gusto delicato molto apprezzato in cucina. Gamberetti, gamberi e gamberoni vengono denominati a seconda della dimensione, della specie e della provenienza. Dai gamberetti piccolissimi ai gamberoni indopacifici, che possono raggiungere anche 25 cm di lunghezza. Prima dell'acquisto controllate che il guscio sia lucente, perché col tempo sbiadisce e forma macchie nere. Quindi prestate attenzione a che non siano presenti delle macchie nere su testa e addome. Esistono tantissime specie di gamberi, di acqua dolce e acqua salata, e si prestano a seconda della dimensione della specie a differenti ricette. I gamberetti, ad esempio, si prestano molto alla realizzazione di primi piatti, pasta e risotti, ma sono buonissimi anche fritti. Nel Grand Chef possiamo fare una frittura di gamberetti sana e gustosa, con l'utilizzo di pochissimo olio. Infariniamo i nostri gamberetti già sgusciati con l'aiuto di un sacchetto di plastica. Mettiamo all'interno 2 cucchiai di farina, i gamberetti ed agitiamo il sacchetto. In questo modo la farina si distribuisce uniformemente e senza eccesso. Li mettiamo in un piatto con 2 cucchiai di olio, uno ogni 250 g di gamberetti, e mescoliamo. Possiamo utilizzare anche l'apposito spruzzino per l'olio, così da ungerli in maniera uniforme. Disponiamoli nella placca sulla griglia alta del Grand Chef e cuociamoli per 15 minuti a 235 gradi, fan alta, avendo cura di girarli a metà cottura. A fine cottura li possiamo servire con una buonissima salsa di yogurt e aneto. Laviamo l'aneto ed eliminiamo la parte più dura del gambo. Lo tritiamo finemente. In una ciotola mescoliamo yogurt bianco intero con l'aneto e un pizzico di sale. Ed ecco pronta la nostra frittura di gamberetti, un aperitivo semplice e gustosissimo che farà impazzire i vostri commensali. Un altro gambero molto utilizzato in cucina è la mazzancolla, una specie tipica del Mediterraneo, detta anche gambero imperiale. Le mazzancolle si possono cucinare alla griglia o saltate in padella con olio e peperoncino, ma si prestano bene anche per degli appetitosi spiedini. Prepariamo la panatura mescolando in un piatto il pan grattato con il grana, il sale, il basilico e l'aglio.
puliamo le mazzancolle togliendo la testa e il carapace. Quindi prendiamo le mazzancolle pulite un po' alla volta e le passiamo nel composto. Premiamo bene da entrambi i lati per far attaccare bene la panatura e procediamo fino a ricoprirli tutti. Infiliamo ora 3 mazzancolle per ogni spiedino e disponiamo nella placca del Grand Chef. Cuociamo sulla griglia alta a 235 gradi, fan alta, per 4 minuti, 2 minuti al lato. Quando i vostri spiedini sono belli dorati e croccanti, sono pronti per essere sgranocchiati. Buon appetito! I gamberi di dimensioni più grandi, invece, i gamberoni, provengono dagli oceani Indiano e Pacifico. Quelli che troviamo sui banchi e al supermercato di solito sono decongelati, ma questo è normale. I gamberoni, a causa della rapida deperibilità, vengono surgelati direttamente a bordo delle navi per garantirne la freschezza. Quindi, se volete, li potete tranquillamente comprare direttamente surgelati. I gamberoni si prestano a differenti tipi di cottura, al vapore, alla griglia e al forno. Io oggi ne faccio una versione sgusciata e bardata. Ma che cos'è la bardatura, direte voi? La bardatura di solito consiste nell'avvolgere dei tagli di carne in fettine di bacon o lardo, sia per insaporire e sia per evitare un'eccessiva essiccazione. Io oggi invece lo faccio con i gamberi. Ma prima di pensare alla bardatura, occupiamoci del contorno. Ho deciso di accompagnare questo piatto con delle zucchine crude e marinate. Come prima cosa grattugiamo le zucchine cercando di prendere solo la parte esterna, quindi il verde, con solo un po' di parte bianca. Le riponiamo in una ciotola e le condiamo con sale, succo di limone e un po' di olio. Poi le copriamo con pellicola e le conserviamo in frigo per qualche ora. Prepariamo ora i gamberoni. Togliamo delicatamente il carapace, lasciando solo testa e coda. Poi, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, eliminiamo l'intestino sul dorso. Ora bardiamo i gamberoni, avvolgendoli con il bacon in questo modo. Posizioniamoli nella teglia forata sulla griglia media. Impostiamo la temperatura a 205 gradi, fan alta, per 6 minuti. Quando i gamberoni sono pronti, disponiamoli in un piatto e accompagniamoli con le nostre zucchine che nel frattempo si sono insaporite in frigo. Volendo ci sta bene anche una spolveratina di peperoncino in polvere.
Eccoli pronti. Avete visto quante ricette? Quanta scelta tra gamberetti, gamberi e gamberoni? Io devo avere delle origini d'antico romano, perché mi piacciono tutti, ne vado matto. E voi, quali preferite?